Quinta trasmissione di Vita la Vostra e quinto appuntamento con gli intervistati di questo paese della Locride, solo che per questa trasmissione ci troviamo a Cinque Fronti, dove siamo venuti per parlare di matrimonio e di convivenza, e lo facciamo con l'avvocato Michela Tripodi, che è stata la collaboratrice con la quale abbiamo avviato questa idea e l'abbiamo portata a conclusione per fare una trasmissione appunto qua a Cinque Fronti, in questa villa comunale molto bella e molto piena di verde in questa giornata che in molte parti ci sono 40 gradi. Avvocato Michela, io le voglio fare una prima domanda. La convivenza è l'involuzione o l'evoluzione della coppia? Allora, buonasera, ringrazio il signor Franco per essersi spostato dalla Locride nella Piana e precisamente a Cinque Fronti. Faccio una precisazione, dottoressa Michela Tripodi. Allora, in merito a questa domanda, dipende dai punti di vista, signor Franco. Diciamo che nel corso del tempo, dal punto di vista giuridico, possiamo parlare sicuramente di un'evoluzione dal punto di vista giuridico, perché il nostro codice civile del 1942 prevedeva come famiglia l'unico riconoscimento che dava alla famiglia era quello dal punto di vista del matrimonio, che non è considerato un contratto, bensì un negozio giuridico bilaterale tra persone di sesso diverso. Ed è importante dirlo questo, tra persone di sesso diverso, perché poi subentrerà nel 2016 la cosiddetta legge Cirinnà, che, visto il diverso contesto sociale e culturale, tende ad intervenire anche su quelle che poi sono divenute le cosiddette coppie di fatto, che per lungo tempo non sono state riconosciute nel nostro codice civile dal punto di vista legislativo, e tendono poi a regolarizzare anche quelli che sono i rapporti, quindi le cosiddette unioni civili, tra persone di sesso
uguale, homo affettivi. Diciamo che il nostro appunto ordinamento, il nostro codice fa dei passi evolutivi nel tempo, perché come dicevo il nostro codice ab origine riconosceva semplicemente il matrimonio e quindi tra persone di sesso diverso. Tuttavia, con l'entrata della Costituzione, si stabilisce una piena uguaglianza tra l'uomo e la donna, che prima non veniva riconosciuta tra marito e moglie. Prima c'era più una forma patriarcale che proprio veniva riconosciuta dal nostro ordinamento patriarcale, e dunque una piena potestà sui figli e dunque genitoriale da parte del marito e non della moglie. C'era la cosiddetta dote e il fondo patrimoniale. Successivamente i veri cambiamenti avvengono anche nel 1975 con un nuovo decreto legge, per poi arrivare nel 2013 ad un approfondimento e ad una migliore equiparazione dal punto di vista dei figli nati fuori e dentro il matrimonio, e l'equiparazione totale tra uomo e donna e la potestà genitoriale che viene riconosciuta ad entrambi i genitori, laddove poi potestà genitoriale verrà sostituita con responsabilità genitoriale, verrà eliminata anche la dote e si parlerà di comunione dei beni. Successivamente nel 2016, visto il contesto sociale, come avevo appena accennato, si vengono a riconoscere anche alcune situazioni di fatto, alcuni diritti che prima non venivano riconosciuti a questi conviventi, uomo e donna, che però scelgono di non convenire nel matrimonio. Quindi possiamo parlare dal punto di vista evolutivo, dal punto di vista della libertà della coppia, nel senso che sono liberi di sciogliere il vincolo di convivenza e di affetto nel momento in cui lo decidono. Nelle coppie di fatto ciò che viene regolato, il rapporto tra le coppie di fatto, è un cosiddetto contratto, in questo caso vero e proprio, che si formula tra l'uomo e la donna e dunque tra i due conviventi, ed è un contratto che si può sciogliere in qualsiasi momento. Deve essere comunque un contratto a forma scritta, registrato di fronte ad un notaio o ad un avvocato, ma che si può sciogliere in qualsiasi momento. Il matrimonio sappiamo benissimo che invece ha un percorso molto più lungo. Quindi dal punto di vista della libertà, chiamiamola per così dire libertà di affetto tra i due, forse è qualcosa di evolutivo, vista la società attuale, la cultura attuale. Dal punto di vista legislativo direi di no, perché ciò che viene riconosciuto all'interno del negozio giuridico del matrimonio sicuramente non viene riconosciuto all'interno delle coppie di fatto, che sono state riconosciute, ricordiamocelo bene, nel 2000, cioè di recente nel 2016, con la legge Cirinnà. Con la legge Cirinnà, che prima non venivano affatto riconosciute. Un contratto, cioè qualcosa che viene equiparato poi al matrimonio, invece sono le unioni civili. Ecco, adesso io per quanto riguarda le unioni civili, io vorrei farle una domanda. Nella convivenza sono privilegiati di più i figli o i partner? No, nella convivenza, nelle coppie di fatto, sono privilegiati i figli. Perché questo sicuramente sarà un argomento che tratteremo anche dopo, però vengono tutelati a maggior ragione i figli. Il partner, nonostante l'introduzione della nuova normativa, il partner comunque continua a non avere i diritti che sono equiparabili a quelli della moglie o del marito. La moglie, nel momento in cui... Facciamo un esempio: nel momento in cui muore il marito, la moglie non subentra in linea ereditaria al marito, a meno che ciò non viene stabilito nel contratto di convivenza e soprattutto tramite testamento. E comunque anche quando si fa il testamento bisogna prestare attenzione che il testamento non tocchi la legittima dei legittimi eredi. Francesco Macedonio, anni 80,
ci dice, secondo la sua esperienza maturata in questi anni, se è più conveniente il matrimonio o la convivenza. Innanzitutto ringrazio l'editore Mazzaferro di Roccella Ionico, di Roccella Ionica per Telemia, che ormai è una televisione che vediamo tutti e la vediamo con piacere. Per quanto riguarda l'argomento che ci sta vedendo interessati, io penso che i giovani si stanno orientando verso la convivenza. Perché? Perché la convivenza è più facile rispetto al matrimonio tradizionale, ci sono meno vincoli impegnativi, e mentre una volta la convivenza veniva descritta come i componenti, dici, erano amanti, e lo si diceva pure a bassa voce come per nascondere l'unione parsimoniosa di fatta di sesso e basta, mentre adesso il termine è compagno, compagno lei, compagna lei. Cioè dire, ma il fatto della convivenza non presuppone la legittimità del tradimento pure, perché ti dici, io non sono sposato regolarmente con la Chiesa, convivo con la ragazza e quindi posso andare quando voglio, la sera, non voglio andare a mezzogiorno, ma non è così, perché tutto questo può succedere finché non arrivano i figli. Poi una volta che arrivano i figli tutto diventa come nel matrimonio tradizionale, c'è poco da fare. Infatti le violenze che ci sono sulle donne riguardano sia i matrimoni tradizionali sia anche le convivenze. Purtroppo è un fatto accertato questo qua, e che non esonera dal fatto che la separazione legittimi il tradimento, legittimi scappatelle o legittimi altre cose. Ci sono sempre vincoli, vincoli che non si smentiscono mai. Secondo lei i figli non dovrebbero nascere con la benedizione di Dio? Ma sempre, se noi parliamo da credente, la benedizione di Dio è necessaria, è indispensabile, è la benedizione dei genitori, qua se non ci fosse, se non credessimo in Dio, crediamo tutti, almeno noi credenti siamo accostati a Dio, alla religione, agli insegnamenti della religione cattolica, eccetera, eccetera. Negli ultimi 10 anni, secondo un'indagine Istat, ci sono stati il 23% di matrimoni in meno, il 58% di separazioni e il 70% di divorzi. Praticamente il matrimonio ormai è finito? È finito anche perché da parte delle istituzioni statali non c'è quell'aiuto che la coppia meriterebbe, e quindi per esempio si evitano di fare figli perché? Perché mancano asili nidi e non c'è un rapporto di lavoro continuativo, quindi se le coppie hanno diritto di stare in una casa vanno in banca a fare un mutuo e non glielo fanno perché appunto non hai un reddito certo, e quindi praticamente adesso che cosa succede? Succede che si evitano di fare figli, si evitano i matrimoni, e quindi la conclusione è questa. Da quanti anni è sposata, signora Zuccalà Angela? Buonasera a tutti. Allora, io mi sono sposata che avevo 17 anni e 2 anni di fidanzamento. Che ci siamo conosciuti poco perché mio marito è partito per la Svizzera per lavorare, e quindi ci siamo sposati presto e poi sono partita pure io per andare in Svizzera a fare dei sacrifici come tutti. Sono stata un'emigrata pure io, sono stata sposata 35 anni, poi dal 2018, è da 13 anni comunque che è morto mio marito, e quindi io ho fatto una vita, una bellissima vita con mio marito, e ho 2 figlie e io sono per il matrimonio, perché il matrimonio è benedetto da Dio, quindi non sono per la convivenza, perché
io sono molto credente, e quindi io dico tutte le coppie devono avere la benedizione di Dio, perché è Dio che unisce le coppie, non è la convivenza o un contratto, perché è Dio che fa le cose, perché dice la Bibbia che ciò che Dio unisce non è nessun uomo sulla terra che può dividere il matrimonio, quindi quello è un vincolo benedetto da Dio, e quindi io sono per il matrimonio, non sono per la convivenza. Poi se la fanno che gli avvocati costano un po', questi giovani, oppure dice tanto lo fanno per così, per dice, quando non va più magari con la convivenza, dice ci lasciamo, però le coppie che si sposano davanti a Dio, secondo me è un'altra cosa. E allora dobbiamo dire che non basta una relazione affettiva per formare una famiglia. La famiglia nasce soltanto davanti a Dio, no? Io sì, io dico di sì, che nasce davanti a Dio, sì. Infatti è così, per me è così, io lo penso così. Grazie, grazie, grazie. E adesso l'avvocato Ramona Amato ci dice come si fa a coniugare la famiglia, il matrimonio, con il lavoro e con i figli. Buonasera, prima di tutto ringrazio Michela per avermi dato l'opportunità di partecipare a questa iniziativa, ringrazio Telemia e il suo staff e il pubblico qui presente naturalmente. Allora, il matrimonio è un tema molto dibattuto, perché ultimamente ne ha perso tanto, purtroppo, anche di valore, però per chi ci crede, per chi crede fortemente nel matrimonio, nell'unione tra due persone, e io sono una di quelle, senza discriminare la convivenza, perché va bene anche quella se fatta nel giusto modo e con i giusti valori anche quelli. Ne ha perso anche di tanto. La domanda però è specifica, dice come coniugare quelli che sono gli impegni del matrimonio, che poi sono anche impegni di convivenza, se convivenza è, con il lavoro, con i figli e insomma con tutta la mole di impegno che c'è dietro. Non è semplice, ma non è nemmeno impossibile, basta avere organizzazione, basta avere un compagno o una compagna che comunque si affianca, perché il matrimonio, così come la convivenza, io parlo di entrambi perché, ripeto, io sono sposata da 9 anni dopo 12 anni di fidanzamento, quindi, e sono per il matrimonio, ma ripeto, non discrimino la convivenza, però in entrambi i casi è importante avere una persona che ti affianchi, perché il matrimonio, così come la convivenza, non è scendere un compromesso, semplicemente è andare a colmare quello che l'altro, colmarsi a vicenda fondamentalmente, procedere di pari passo e aiutarsi vicendevolmente, perché è un bel impegno che si prende, così come un impegno importante decidere di avere figli. Parlo da mamma, parlo da professionista, parlo da moglie, quindi nel momento in cui una donna, dico donna perché non è vero che l'uomo con la donna quando ci si sposa procedono di pari passo, penso che comunque quel punto in più, quella virgola in più, quell'attimo di impegno in più la donna ce l'abbia, quindi è importante, però non è vero che non si deve rinunciare alla professione, così come non si deve rinunciare alla famiglia, sono testimonianze il fatto che si possono fare entrambi, quindi ripeto, io ho 2 bambini, entrambi piccoli, e per quel che riesco cerco di coniugare tutto, quindi i figli, il lavoro e l'essere moglie, perché comunque quando ci si sposa è anche quello un impegno in un certo modo, no? Anche quindi questa figura dell'essere moglie, quella figura che affianca il marito. Come fare? L'importante, come dicevo, è prima di tutto mettere impegno in ciò che si fa. Ci sono delle priorità, le priorità sicuramente, a mio avviso, quantomeno, sono i figli. Però
avere figli non significa abbandonare la professione, significa dare il giusto valore e il giusto tempo a ogni cosa. Se si ha la fortuna anche di avere un compagno che comunque ti affianca in tutto questo, che dove non arrivi tu in qualche modo arriva lui, allora si parte già col piede buono e si può, ripeto, fare entrambe le cose. Poi, non per essere femminista, però penso che la donna abbia sempre una marcia in più. Lo continuo a dire perché davvero, non solo perché noi doniamo la vita, ma proprio perché penso che la donna è di per sé una forza della vita e non è semplice, non sono semplici le nottate in bianco, non sono semplici ma anche gli intoppi sul lavoro, il non riuscire sempre a arrivare magari puntuale piuttosto che fare un lavoro nel modo in cui si vorrebbe farlo, perché se prima del matrimonio anche al lavoro non ci può dedicare una giornata di tempo, con l'arrivo del matrimonio questo non lo si può fare, quindi si deve gestire il tutto. Però ripeto, si può coniugare, l'importante è avere una giusta organizzazione, non perdersi in cose inutili, però serve anche il divertimento, nel senso lo svagarsi, non l'uscire, non devono essere gli impegni a soffocarci. Però ripeto, con una giusta organizzazione si può fare tutto. Continuo a ripetere che convivenza o matrimonio non sono qui a giudicare quale delle due sia una sia migliore dell'altra. Sicuramente si sta assistendo a un progressivo abbandono del vincolo matrimoniale, semplicemente perché, come già il signore diceva, purtroppo anche gli eccessivi costi della vita ci portano a preferire una convivenza piuttosto che un matrimonio. Avvocato, devo farle una domanda, ma la fede non ha importanza in questa scelta? La fede è sempre importante. La fede, se lei parla di fede in Dio? Assolutamente, ma la fede ci deve essere, a mio avviso, indipendentemente se si parla di convivenza o di matrimonio. Noi tendiamo sempre, e lo dico purtroppo con un po' di rammarico, a invocare il Signore, a pregarlo, a cercarlo, soprattutto quando abbiamo bisogno, no? Quando siamo in difficoltà, vuoi per un problema di salute, vuoi per un problema economico, vuoi per una qualsiasi cosa. Non va bene questo. Noi il Signore dobbiamo cercarlo sempre, perché se noi riusciamo ad andare avanti è grazie alla forza che Lui ci dà. E noi dovremmo sempre ritagliare uno spazio, non dico sempre in chiesa, è vero, quella è la casa del Signore, ma sono dell'idea che una preghiera, un pensiero, una richiesta la possiamo fare ovunque noi ci troviamo. Vorrei che concludesse gentilmente in pillole, perché il tempo stringe e abbiamo molta gente da intervistare. Le differenze fiscali tra le due unioni, tra la famiglia e la convivenza civile. Allora, il matrimonio comporta tanti vincoli anche dal punto di vista fiscale, come già la collega aveva accennato, la collega Michela. Comunque dal matrimonio nascono diversi vincoli, vincoli anche di discendenza, vincoli di successione, vincoli che invece non nascono con la convivenza. Come già accennava la collega, per esempio dal punto di vista, per esempio, dei coniugi, la convivente non subentra come subentra il coniuge negli stessi diritti del matrimonio, cosa che invece non avviene per i figli. Per i figli invece si hanno gli stessi diritti che hanno i figli nati nel matrimonio, quindi con la famiglia di fatto, con l'accettazione della convivenza, per i figli non esiste differenza, nel senso che i figli subentrano ai genitori esattamente nel modo, i figli nati fuori dal matrimonio, quindi con la convivenza, esattamente nel modo in cui subentrano i figli nati nel matrimonio. Cambia un po' il regime, diciamo, per il convivente, non si discosta eccessivamente, però un pochettino cambia, perché, come diceva, il convento rientra a seguito di testamento, sempre se non vi è lesione di legittima, anche in quel caso ci sono dei paletti, quindi ci sono delle differenze, però soprattutto per quanto riguarda il partner i figli sono tutelati. Francesco Germanò, di anni 29, ci dovrebbe dire se a parer suo i giovani sono più propensi per sposarsi in chiesa, sposarsi civilmente davanti a Dio, oppure soltanto con la convivenza. Allora, innanzitutto buonasera,
accolgo grazie alla dottoressa Tripodi per avermi invitato questa sera a questa iniziativa da lei intrapresa. E ringrazio anche gli amici di Telemia che ci stanno seguendo. Allora, dunque, in pratica, dei tempi che sono cambiati riguardo alle domande, penso che oggi come oggi conviene più la convivenza che il matrimonio, per il fatto che non ci sono più gli anni di una volta, la più il lavoro, voglio dire, vedo una cosa più scarsa, nel senso di conviene più convivere anziché sposarsi, voglio dire. Però sono sempre per il matrimonio civile alla fine, perché è una cosa che non dobbiamo perdere, le nostre tradizioni che purtroppo con il passare del tempo si sta un po' perdendo tutto. Però voglio dire, il matrimonio è sempre una cosa, voglio dire, normale, voglio dire, no, però essendo con i tempi diversi, purtroppo questa pandemia ci ha un po' tagliato anche le gambe dal punto di vista economico, che ha fatto anche la parte sua, voglio dire, non ottima, nel senso non era più facile, voglio dire, ha peggiorato un po' le cose. Ma lei lo sa che per sposarsi bisogna educare i figli al culto di Dio, all'educazione, alla scuola, a tutte queste cose che sono importanti nella vita. Sposarsi significa rispettare certe regole. Lei pensa che i giovani d'oggi stiano rispettando le regole? Ma da questo punto di vista è un po' dura, voglio dire, anche su questo punto di vista, voglio dire, però se intraprendono una strada buona, voglio dire, corretta, seguendo la scuola, voglio dire, il catechismo, oratorio, voglio dire, può essere che seguono le regole come giusto che sia, come le generazioni già passate e le tradizioni che si devono rispettare. Se uno non va in chiesa quando è piccolo non ci andrà mai più. Sì, certo. Va bene, la ringraziamo. Sergio Raso è a favore del matrimonio o della convivenza? Io sono a favore di tutti e due, nel senso hanno la stessa importanza. L'uno non sminuisce l'altra e l'una non esclude l'altra. È psicologicamente ormai testato che entro le mura di casa nostra, quindi avviata una vera e propria convivenza, noi riusciamo a spogliarci dalle maschere che usiamo fuori. Siamo d'accordo? Una volta spogliateci da queste maschere, noi riusciamo a vivere questa relazione, perché alla fine altro non è, secondo me, che vivere una relazione tra due partner, uno scambio di idee, uno scambio di ruoli, uno scambio, una mano lava l'altra. Ed è importante la convivenza, perché con questa ci si denuda dall'aspetto esteriore e si riesce a vivere bene la relazione, o una relazione vera. Quello che è fuori dalle mura non può esistere per forza di cose. Ed è importante anche il matrimonio, perché per chi crede in un'unione, matrimonio parlo religioso, per chi crede in un'unione religiosa, credo non ci sia cosa più bella. E quindi sono due aspetti che su una bilancia riescono a restare fermi. Bisogna dire che Pina Monteleone ormai è diventata la mascotte di questa trasmissione. E l'avvocato Michela Tripodi, che ha collaborato con me per questa trasmissione, ha voluto ancora una volta invitarla, perché dice: come? Dice, è la mascotte, io non la faccio venire nel mio paese. Allora, noi chiediamo a Pina se è favorevole al matrimonio oppure alla convivenza.
Un caloroso buonasera a tutti e un grazie a questo paese che mi ha creato, posso dire, professionalmente. Mi lega molto Cinque Fronde. E io sono al matrimonio lireggioso, ma nelle donne donne, con la M maiuscola, perché oggi ci camuffiamo dietro una lireggione, ci camuffiamo dietro una cultura, ma nessuno sappiamo fare le mogli, le madri. Perché prima di pensare al sesso, all'uomo, dobbiamo pensare ai nostri figli, perché Dio è un figlio e la Madonna cadde nelle sue braccia suo figlio. Non dobbiamo, dobbiamo prima ricordarci di essere nuore e di dover diventare suocere e amare le proprie madri, uscire dai veli, dire la verità e quell'uomo che si ama portarlo nel cuore per l'eternità. Quando il matrimonio è lireggioso o l'amore della convivenza è lireggiosa, è eterna, è un dono di Dio e di quel dono, di quel seme nascono i nostri figli. Non andare al cimitero a dire mia moglie è morta, vado a pregare. Guardiamo quando la picchiamo, quando la lasciamo senza mangiare, quando andiamo dell'amante. È la stessa cosa guardare la donna, quello che giura di fronte a Dio. Benissimo, io ho aspettato 5 trasmissioni per poter ospitare un diacono, un prete, un servo di Dio, come dicono i preti, un ministro di Dio, perché volevo fare delle domande che a un laico non avrei potuto fare, e se le avessi fatte chissà cosa mi avrebbe risposto. Io volevo parlare con un diacono e resto parlando con Rocco Politi, che da 11 anni fa il diacono a Cinque Fronde. Io vorrei partire dal Vecchio Testamento, per essere breve, non più di 10 minuti. Nel Vecchio Testamento Dio dice al profeta Osea di sposare addirittura Gomer, una prostituta. Che cosa significa? Significa che già dal Vecchio Testamento il matrimonio era benedetto da Dio. È così? Grazie della domanda. Però permettetemi, prima di ringraziare a Michela, soprattutto sensibile come voi a questi temi, poi la rete televisiva Telemia è proprio, insomma, sensibile ai temi della famiglia, e soprattutto anche al mio parroco, che mi ha chiesto: guarda, fammi questo favore, vacci tu, chi più di te può parlare della famiglia, ok? Perché i diaconi, diceva oggi Papa Francesco ai diaconi a Roma, non sono né preti né grandi chirichetti. Quindi abbiamo anche noi una famiglia, quindi viviamo la famiglia. Hai detto bene del profeta Osea, bisognerebbe conoscerlo bene questo profeta, perché vedete, bisogna fare un inciso, che la Bibbia è intessuta di analogie sponsali dall'inizio alla fine, quasi che Dio non trovasse modo di rivelarsi all'uomo che nella famiglia. Proprio questo, no? Molto bello. E allora io veramente volevo andare al centro, perché noi abbiamo un po' falsato, dimenticato cosa significa la parola amore. L'abbiamo dimenticato. Cioè noi l'abbiamo non solo usata, la usiamo molto sui social, ma anche ne abusiamo di questa parola. E abbiamo visto cosa succede. E quindi, perdonate le mie reminiscenze anche liceali, sono andato a studiare un po' in fondo la radice di questa parola. Perché diciamo amore? Lo sapete da dove deriva? Se avete studiato un po' di latino, deriva dalla parola amoris, a-moris, che tradotto, che ha fatto il latino, vuol dire assenza di morte.
Perché? Perché lo dico soprattutto ai giovani, quando la usiamo, state attenti a usarla, perché quando noi diciamo a una persona ti voglio bene, ti amo, la carico di questo significato, gli voglio dire tu per me sei talmente bella, buona, per me talmente importante che non morirai mai, è eterno. E allora, da dove nasce questa radice della parola amore, no? Noi dovremmo partire dalla Genesi, perché vedete, anche qui c'è la mia anima scientifica, no? Perché dicono anche gli scienziati che l'uomo ha bisogno di amore. È un'esigenza non solo del cuore, ma anche del cervello, per poter trovare stabilità e sicurezza nella vita. Questo è importante. Ora, il profeta Osea, che è vissuto proprio nell'VIII secolo, insieme al profeta Amos, nel tempo in cui si era, diremmo, costituito il popolo di Israele, il popolo eletto da Dio, ci fa vedere come il popolo si comporta nei confronti dell'alleanza stabilita con Dio, stipulata con Dio, perché era un'alleanza d'amore, come un patto nuziale, e lui la mette in relazione al rapporto che aveva con la moglie, e la moglie che si comporta come si è comportato il popolo di Israele, come si comporta l'umanità che si è allontanata da Dio. Quindi, perdonatemi la parola volgare, ma è così, come una prostituta. Nel Cantico dei Cantici, Vecchio Testamento, c'è ancora una frase molto bella: l'amore è un dardo di fuoco, perché ancora e sempre nell'amore c'è Dio, e se Dio è nell'amore è anche nel matrimonio, perché il matrimonio è amore. Eh sì, proprio così. Il Cantico dei Cantici è un inno all'amore, bellissimo. E se siete stati attenti, nei matrimoni molto spesso lo si cita, no? Ma il suo significato profondo è questo, proprio l'amore di Dio per l'uomo, lì, dove Dio veramente cerca l'uomo, anche se l'uomo si allontana da Dio. E questo inno all'amore ci fa capire veramente quanto l'uomo, pur allontanandosi da Dio, Dio lo cerca fino alla fine, per farlo, tra virgolette, suo sposo. E l'amore tra Cristo e la Chiesa, perché la Chiesa, sfasiamo l'idea, che perché molte volte abbiamo un'idea sbagliata della Chiesa. La Chiesa non sono i preti, non sono i diaconi, non sono le mura, i campanili. La Chiesa, in virtù del battesimo, sono il popolo di Dio. Nel secondo libro della Genesi, l'uomo dice alla donna: osso, osso, dice, osso delle mie ossa e carne della mia carne. Talmente sacro il vincolo matrimoniale. Hai detto bene, talmente sacro. Io vorrei fare una premessa su questo. Intanto, l'uomo di che cosa è fatto? È anche una creatura, come sono anche gli animali. Perdonatemi la mia cosa, perché io faccio il veterinario nella vita. Però ha un qualcosa in più l'uomo, non solo materia, lo spirito, certo, ma una cosa in cui noi poche volte ci pensiamo: la grazia. E la grazia ce la dà Dio. È un dono. E appunto per questo, bellissimo la citazione che fai, se ci pensate bene, no? Quando Dio crea, e crea l'uomo, alla fine, gli consegna tutto.
L'uomo in questo discorso, relazione con Dio, non parla. Parla solo il primo canto d'amore, la prima volta che apre la bocca l'uomo, la apre davanti alla creatura più bella che l'uomo non poteva desiderare, la donna. Quando Dio gliela consegna, e là è questo canto. Sì, in lei mi riconosco, sì, lei ha la mia stessa dignità. Ecco la metafora. Vi siete mai domandati, no? Perché poi la Genesi con parole, insomma, sembrano un po' fantasiose, però vi siete mai pensato perché Dio crea dalla costola di Adamo la donna? Perché non la crea dal cervello, ad esempio, da una parte del cervello, o da una parte dei piedi, o della coscia, ma proprio dal fianco? Ha un suo significato. Perché la donna non deve essere né più grande dell'uomo per la testa, né una serva dai piedi, ma uguale all'uomo in dignità. Non deve stargli né davanti e né di dietro, ma a fianco, camminare a fianco. La spiritualità dell'uomo nasce con l'uomo preistorico. Già nella preistoria i morti venivano seppelliti in posizione fetale. Perché? Se una volta c'era tanta religiosità, oggi ci siamo ridotti a dimenticare questi insegnamenti divini. Io non posso non dire che ogni anno muoiono nel mondo 50 milioni di bambini perché c'è l'aborto. Non è possibile che la Chiesa stia zitta davanti a qualche cosa che grida vendetta, giustizia agli occhi di Dio. Non possono morire tutti questi bambini. Adesso l'aborto è diventato qualcosa di cui non si deve parlare, come non si parla di Dio. È giusto essere sempre contro la legge di Dio. Perché la legge degli uomini hanno sostituito la legge di Dio? Grazie della domanda. Gli aborti. Perdonatemi, che è un grande crimine dell'umanità. Se ci pensate, anche noi cristiani abbiamo contribuito a votare questa legge. Quindi non siamo esenti. Tu hai citato proprio che già l'uomo preistorico, eppure, e hai citato il grembo materno, seppellivano i morti come i bambini fetali, il grembo materno. Cosa stiamo facendo o cosa facciamo della donna? Perdonatemi. Perché gli aborti? Io molte volte la giustifico. Perché la donna viene lasciata sola in questo? Perché lo Stato, perdonate anche questo, non aiuta. La società è più facile giudicare che ad accompagnarla. La Chiesa, tu mi dici, sta in silenzio, ma non è così. La Chiesa è il popolo di Dio e quindi tutti dovremmo aiutare le donne in questo. Prevenire questo, a fargli pecchire, perché molte volte le donne lo fanno perché pensano che sia una cosa normale, tanto la legge lo dice e non si rendono conto. Però vi dico che io ho sentito delle testimonianze di donne che hanno fatto l'aborto e dicono che è una cicatrice della vita che non si cancellerà più mai. Grazie. Bene, noi la ringraziamo tanto, perché io non solo, io, tanta gente mi diceva perché non abbiamo mai parlato
di Dio, perché io non ho trovato gente che fosse disponibile a parlare di Dio. Finalmente a Cinque Fronti l'ho trovato, l'ho trovata grazie all'avvocato Michela Tripodi, che ringrazio e che invito qua per un'ultima conclusione, magari può anche stare all'impiedo. Mi dica. Ah, vabbè. Allora, innanzitutto, come ho già detto all'inizio, ringrazio la trasmissione Telemia, ringrazio lei, signor Franco, che ha deciso di onorare la nostra cittadina. Ovviamente, ringraziamo anche lui. Ringrazio coloro i quali sono stati disponibili con coraggio ad esprimere il loro pensiero liberamente, a dire quello che pensavano. L'argomento l'abbiamo scelto appositamente visto il contesto sociale in cui ci troviamo, in cui le convivenze, è chiaro dirlo, stanno aumentando, il matrimonio ha un numero molto più ridotto, e l'interesse, quello che voleva scaturire, quello che volevamo far nascere questa sera, era proprio un confronto tra il matrimonio e la convivenza. Perché si decide di scegliere la convivenza, perché no il matrimonio? E forse capire se c'è una crisi effettivamente di valori nella società. Quali possono essere i valori? La mancanza del capire bene che cos'è l'amore, come prima aveva accennato il nostro diacono. L'amore che cos'è? E la mancanza di fiducia nell'altro, perché il più delle volte, oltre a scegliere la convivenza da un punto di vista economico, perché è molto più facile da scegliere, molto più facile da liberarsene, si sceglie anche la convivenza perché c'è la mancanza di fiducia nell'altro, non si crede più ai rapporti duraturi tra le persone. Quindi io spero che abbiamo dato un piccolo contributo a quello che è l'argomento matrimonio-convivenza e dare un piccolo segnale sul recuperare quelli che sono i valori reali della comunione tra un uomo e una donna, anche tra sessi uguali, ma quello che capire che cos'è effettivamente l'amore, la comunione fisica e anche sentimentale, morale, mentale tra uomo e una donna. Grazie. Grazie a lei e a questo meraviglioso pubblico di Cinque Fronti che ci ha accolto a braccia aperte. Però io devo ancora restituire il microfono al nostro diacono, il quale ha dimenticato di dire qualcosa di molto, ma molto importante. Sì, un po'. Citarvi alcune parole di un grande sociologo che io ammiro molto, Bauman, che molto è un sociologo del nostro tempo, che è morto pochi anni fa. Lui, guardate, ve la leggo perché è molto profonda e vi inviterei ad andarlo poi ad approfondire questo che vi dico. Lui diceva: in un tempo in cui tutto scivola via veloce, che cos'è l'amore? Esistono due tipi di amore, lui diceva. Uno è l'amore liquido, che si consuma rapidamente e finisce subito, come i palloncini che scappano via. Perdonatemi, giovani, molte volte è anche il vostro amore. Poi dice: l'altro è l'amore che si costruisce con dedizione, fatica, insieme ad un'altra persona con cui crescere, aiutarsi per tutta la vita. E voi che avete dato la vostra testimonianza lo dimostrate. Sta, diceva Baum, a noi decidere come ci si vuole amare. Le emozioni passano, solo i sentimenti restano. E i veri sentimenti che uniscono a Dio sono eterni. E con questa lettura
del nostro diacono di Cinque Fronde, noi concludiamo la nostra trasmissione, vi ringraziamo, ringraziamo il pubblico di ancora di Cinque Fronde e ringraziamo chi ci sta seguendo, chi ci segue da casa, dando appuntamento alla prossima trasmissione, stessa emittente, stesso orario, grazie.